Ciao a tutti e benvenuti al Friday Live, un nuovo format di comunicazione immobiliare. Tutti i venerdì alle 12.30 siamo live sulla pagina KW Roma per farvi vedere una delle nostre case in vendita. Oggi, siccome è l'ultimo appuntamento di quest'anno prima delle vacanze natalizie, ho voluto cominciare dal top e sono in un bellissimo attico a Monteverde. E sono senza mascherina perché la persona che ci farà visitare questo attico è mio marito e collega Dario Galvagno. E adesso ve lo faccio. Eccoci qua, scusate, ho sbagliato pulsante. Eccoci qua, Dario. Buongiorno a tutti, sono Dario Galvagno e vi presento questa proprietà con tre parole: attico, terrazzo, Monteverde Vecchio. Credo che sia significativo. Questa è una bellissima proprietà, un attico appunto, che si trova in via Fonteiana 75. Via Fonteiana è una delle strade di riferimento più conosciute, apprezzate e richieste di Monteverde Vecchio. Ci troviamo a forse 300-350 metri da Villa Panfili, che è uno dei parchi più grandi e belli di Roma, molto utilizzato per passeggiare, fare sport, camminare, un parco veramente immenso, e a pochi passi c'è questo splendido attico di 160 metri quadrati catastali, così organizzati: 150 coperti e 138 campi stabili e una cinquantina di metri quadrati esterni per un terrazzo molto articolato che ruota attorno ai due lati su cui si affaccia la casa, ovvero sia a est e a sud. Quindi questa è una proprietà super luminosa durante tutto il giorno con una bella vista esterna. Bene, Dove siamo? In questo momento siamo nel soggiorno esposto a sud, un soggiorno di ben 35 metri quadrati. Wow! È un bel pavimento in marmo rosa che può essere utilizzato veramente in tanti modi. Guardate quanto spazio! È veramente grande, eh? Sì. Aggiungo che la casa si compone, oltre di questo soggiorno, di due camere da letto, una cucina, una bellissima veranda, un bagno molto grande e lo spazio esterno. E pian piano mi gusto tutto. Cominciamo dalla prima camera. Ti seguo. Questo naturalmente è un ampio ingresso. Quindi si entra da quella porta. Certo. Ok. Ecco la prima stanza. Una stanza regolare con due finestre. Come vedete, questa scala univa questa proprietà con un superattico che c'era sopra. Ovviamente le due proprietà sono state frazionate, separate, è stato creato un solaio e questa scala verrà rimossa. Vi do un'informazione: in questo spazio originariamente c'era un bagno, quindi se ci fosse la necessità di creare un bagno in più, questo è lo spazio adatto per farlo con il minimo sforzo e investimento. Bene, sì, perché essendoci due finestre si può, insomma, certo, creare un altro bagno. Adesso vi accompagno all'altra camera. Ok. Attraverso questo corridoio, e vedrete che camera dopo camera è sempre più bello. Prego, vieni. Armadio a muro. Eccoci, questa è l'altra camera da letto, ha un'uscita sul terrazzo che vedremo dopo e ha una doppia fila di armadiature a muro. Vi ho fatto vedere quelle esterne e questi sono quelli interni. Questo per dirvi che è ulteriormente espandibile per recuperare altri 5 metri quadrati, quindi una camera veramente piacevole con il proprio spazio esterno. Bello, così ti puoi svegliare e prenderti un bel caffè qua fuori. Ora la cucina. Eccoci qua, guardate il sole come arriva diretto, intenso e luminoso in questa giornata di metà dicembre. Mancano pochi giorni di Natale e questa è Roma. Questa cucina, come vedete, ha un bello spazio per pranzare, qualcuno chiama tinello, direi non è la propria zona pranzo, e questo ulteriore spazio con i fuochi, una zona lavanderia, ecco,
E direi anche una bella vista. Assolutamente sì, ma questo ve lo faccio vedere dopo. Ci fai patire. Prima della veranda vi mostro il bagno. Eccolo. Questo è uno spazio veramente grande, perché sono circa 10 metri quadrati. La proprietà precedente l'ha diviso in due per motivi pratici, quindi questo potrebbe essere una piccola spa, un bagno con lavanderia, a cui se ne aggiunge un altro naturalmente. Veramente uno spazio grande e interessante. Beh, 12 metri quadri è un per bagno enorme. Per gli standard di oggi non è comune. Infatti. Eccoci qua, questa è una veranda ed è la stanza che io preferisco, così come l'hanno preferita tutti coloro che hanno visto casa, perché sono 17 metri quadrati e mezzo, un'uscita sul terrazzo, una vista splendida, aperta, una stanza luminosa. Bene. Una stanza particolarmente adatta come studio, ufficio, cucina vera e propria. Gli ultimi inquilini l'hanno utilizzata anche come camera da letto, perché il suo soffitto è il tetto dell'appartamento, quindi è perfettamente coibentato, coperto da coppi, perfettamente isolato, infatti si sta molto bene. E adesso direi che possiamo uscire. Oh, finalmente! Io voglio subito vedere il terrazzo quando sono negli attici. Benissimo, ci ritorniamo nel terrazzo. Nel salone. Ottimo. Che con due porte e finestre conduce al terrazzo che non va solo. Eccoci finalmente. Allora, questo terrazzo sono circa 50 metri quadrati che avvolge come un abbraccio tutta la proprietà e si articola molto articolato, quindi molto visibile in spazi più ampi e in spazi più ristretti. Ad esempio, quest'area perfettamente vivibile, ci sta benissimo un tavolo per pranzare, per stare con gli amici, per fare cene e colazioni, è coperto, quindi questo è importante perché lo rende vivibile tutto l'anno, che sia estate, ci si protegge dal sole, d'inverno, dalla pioggia, veramente uno spazio gradevole e piacevole affacciato sui tetti di Roma. Che bello! Eh sì. Bene, percorriamo. Ti seguo, eh? Sì, bene. Passiamo davanti alla cucina. Ok. Ecco, questo è lo spazio del terrazzo che si riallarga di fronte alla veranda, quindi ne diventa una naturale estensione. Quindi guarda che bello questa stanza, vedere tutta la città e avere uno spazio aperto, ma coperto. Che bello. Termina di fronte alla camera da letto che vi ho illustrato prima, quella con gli armadi. Anche qui lo spazio è molto comodo per poter mettere un tavolino, una io sedia, qui ci metterei una poltroncina, una bella poltroncina, perché no? Per fare colazione. Bene, la proprietà è finita qui, l'abbiamo vista tutta. Adesso ci rivediamo nel soggiorno, che forse sono dei nuclei più interessanti, ve la riassumo e vi do le ultime informazioni. Ok, ti seguiamo, così rivediamo un po' tutto il terrazzo. Qui c'è una bella vista, la veranda, la cucina, questa è la finestrella della cucina, la vista fino al casaletto, dicevi, si vede da qui. Via Fonteiana. Via Fonteiana è di là. Allora, riassumo. 160 metri quadrati, due camere da letto, veranda, ampio soggiorno, cucina, un grande bagno, la proprietà è da ristrutturare e può essere altamente personalizzata, in quanto abbiamo qualche colonna portante, la palazzina è perfettamente tenuta degli anni 60,
qualche colonna portante e tutti i tramezzi, quindi si doveva mettere articolare a piacimento. La richiesta è di 629.000 euro e la casa è pronta da togliere. Io ne approfitto per salutarvi, visto che questo è l'ultimo Friday Live del 2020, vi auguro un buon Natale, un 2001 direi normale a questo punto. Grazie a tutti e alla prossima, arrivederci. Grazie Dario. E io anche ringrazio tutti, come diceva Dario, questo è il nostro ultimo appuntamento prima delle festività natalizie e ricominceremo venerdì 15 gennaio. Io colgo l'occasione per ringraziare Flor Mendoza, che chiamo qui vicino a me, la collega che mi ha aiutata tantissimo nell'organizzazione di questi Friday Live. Quindi grazie Flor. Silvia, grazie a te, è stato un piacere essere con voi. Alla prossima. Buone feste. Buone feste a tutti anche da parte mia e da parte di tutti di KW Roma e ci sentiamo presto. Tanti auguri, buon Natale e felice anno nuovo. Ciao! Auguri.